Sì, no, sono tornati nella serie, si va avanti, adesso la migliore delle tre, dobbiamo vincere due e si continua. Quali sono le sensazioni sul vostro stato di forma e sul loro stato di forma dopo queste due vittorie vostre? Chiaramente il momentum l'abbiamo ritrovato, già Bien, si è visto stasera di nuovo e sicuramente Bien è una squadra forte, bisogna stare attenti, rimanere con i piedi per terra, continuare a lavorare. Non sarà neanche facile andare là a giocare e vincere, quindi era importante tornare nella serie oggi e si riparte da partita domani. L'ultimo tempo eravate un po' bloccati, avete tirato pochissimo, qualcosa deve essere successo poi nello spogliatoio perché siete entrati con tutt'altra attitudine. Sì, sicuramente il primo tempo non è col nostro hockey che abbiamo giocato, pochi tiri, poca intensità, pochi check finiti e si è visto, dopo gli ultimi 40 penso che abbiamo alzato il nostro livello, si è visto sul ghiaccio e abbiamo fatto la differenza. Gregory, è un caso o chi segna per primo perde sempre in questa serie? No, è un caso, non c'entra nell'hockey, si gioca 60 minuti, si va avanti, noi guardiamo la nostra parte ogni volta che siamo in svantaggio, continuiamo a lavorare, continuiamo a crederci e abbiamo dimostrato. Non vi piace fare le cose semplici, non si segna con l'uomo in più, ma si segna due volte con l'uomo in meno. Voi siete riusciti veramente a fare le cose difficili. Eh sì, chiaro, se possiamo partire in contropiede sul loro power play lo facciamo. Giocatori veloci, giocatori che sanno buttarla dentro e stasera hanno fatto bene. Quindi è buono che la squadra riprende fiducia tutti e che adesso affrontiamo questo Bien alle migliori delle tre e sarà ancora molto interessante. Il segno l'hai lasciato, soprattutto l'hai lasciato sulla testa di Hiller, penso, in quel tiro. Sì, non so come ha fatto a pararla, sicuramente non so cosa è successo veramente, non ho neanche visto bene perché è partito abbastanza veloce, però niente, noi guardiamo la nostra parte, si va avanti. L'avete decisa in power play, oggi avete mandato segnale forte, cioè che potete essere superiori anche 5 contro 5. Era importante, bravo, perché nelle prime tre partite 5 contro 5 ne abbiamo segnati granché, non abbiamo trovato la soluzione per segnare, stasera l'abbiamo fatto, quindi dimostra che siamo capaci, adesso tocca farlo anche fuori casa. D'altra parte il power play oggi non ha funzionato molto bene, più per demeriti vostri o il Bien ha capito che misure prendere dopo l'ultima partita? No, sicuramente poi tutte e due, Bien è venuto molto più aggressivo anche stasera, era più difficile entrare in zona, dopo abbiamo fatto un po' di errori individuali, persi dischi un po' sulla blu, magari dobbiamo giocare più semplice e le occasioni ci sono state anche, penso Hiller ha parato due o tre dischi che erano quasi gol, quindi dobbiamo continuare, il power play sta lavorando molto bene, sta funzionando e si vede sia in allenamento che sul ghiaccio. La pressione ora torna tutta sulle loro spalle dopo le vostre due vittorie. Sulle spalle di? Sulle loro spalle. Sicuramente sarà interessante, non mi piace mai sbilanciarmi troppo sulla squadra avversaria perché non sono così e non siamo così. Dobbiamo concentrarsi come ho detto su di noi e noi andiamo là bien per vincere e giocare il nostro hockey per 60 minuti. Ultima cosa, volevo chiederti, il fatto che Hiller non è entrato nel terzo tempo vi ha dato ancora più coraggio? Ma sicuramente sì, un portiere che entra sul ghiaccio che non è caldo, abbiamo saputo, dobbiamo tirare, difatti penso che i primi due o tre tiri sono entrati, quindi era l'obiettivo e penso che l'abbiamo fatto molto bene e da lì poi la partita si è girata e abbiamo potuto controllare. Grazie e complimenti.